Amici di Gazzetta Biancoceleste, torniamo di nuovo qui dallo Stadio Olimpico, un olimpico emozionante, pieno di tanta lazialità. Non poteva mancare la nostra Erika Di Carlo, che deve rilasciare per forza delle considerazioni del merito. Erika, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio. Ricordiamo anche il tuo sito. Sì, unfoldingroma.com. Ma insomma, è un olimpico veramente delle grandissime occasioni, Erika. Sì, è un olimpico unico, uno stadio olimpico veramente mai visto così, perché a memoria non ricordo uno stadio pieno in ogni settore di tifosi biancocelesti. È veramente incredibile. Ed è emozionante e meritato, tutto sommato. Oh, tra le altre cose, fin dalle prime ore del mattino abbiamo visto tanti bambini, tante famiglie. Una Europa, quella dei grandi, conquistata con merito in campionato, che certamente questo significa che in prospettiva la stessa società può migliorare ancora questa squadra. Sì, è vero, così con questa stagione si mette un mattone importante in questo percorso di crescita della Lazio, che passa ovviamente per la Champions League, e sicuramente le permetterà quindi di fare quella crescita mentale, oltre che tecnica, di investimenti strutturali, proprio per rimanere in quell'Europa dei grandi. Una doppia festa, Erika, oggi, il giusto tributo a Stefan Radu e soprattutto il decennale, che per qualcuno fanno finta di non ricordare, ma certamente per laziale è una data indelebile, quel 26 maggio con la rete di Sanità dell'Ulice. Le tue sensazioni? Sì, vuole dimenticarla chi purtroppo l'ha vista dall'altra parte della barricata, esatto. Cioè ci mancherebbe altro. Ricordiamo però che anche storicamente è stata la prima e unica volta che si è disputata una finale del genere in Coppa Italia, quindi qualcuno ha definito questa festa provincialismo, 10 anni, 10 anni da una Coppa Italia vinta come mai è accaduto nella storia, quindi quando un avvenimento diventa storico va celebrato, certo, per questo, certo. Rientra tutto nei canoni. Con una maglia celebrativa. Una maglia celebrativa che è bellissima peraltro, con uno stadio olimpico emozionante, con gli eroi, gli immortali, come l'ha definita la società, che sono venuti a rendere omaggio a quella data. È veramente un pomeriggio speciale questo per i laziali, ma anche per tutti quelli che amano il calcio. Oggi, come hai detto tu, l'Olimpico è pieno, abbiamo visto tanti bambini e chissà, tanti che non erano soliti venire allo stadio, vedendo una festa così, un clima del genere, sicuramente saranno più propensi ad essere, ecco, presenti anche in futuro, perché veramente questo è, al di là del tifo, della passione, questo è l'amore per il calcio che ci piace vedere. Abbiamo rivisto certi personaggi, tra questi Miroslav Klose. Veramente, Miroslav Klose è un campione assoluto. Ripensare che 10 anni fa ha vinto la Coppa Italia, e così come tante altre partite, ricordo il suo gol nel derby, un'emozione pazzesca. Ecco, spesso il tifoso laziale è critico, è negativo, è pessimista. Ecco, ricordiamoci anche che belle emozioni abbiamo vissuto qui allo Stadio. E la grande Olimpico. Emozione e le lacrime vere di Stefan Radu, perché effettivamente lui ha scritto tante pagine importanti e di diritto nella storia del club più antico della capitale. E le ha vissute in campo e ricordo anche in panchina, nell'ultimo anno non l'abbiamo mai visto, poco gli anni precedenti, però è sempre stato un leader, ha trascinato anche nei momenti difficili con il suo carisma la Lazio, e questo non passa mai inosservato ai tifosi biancocelesti. Quanto sarà importante a chiudere, Riga, consolidare il secondo posto in classifica? È importante per il fascino che ha comunque chiudere il campionato secondo in classifica alle spalle di un Napoli che è stato impressionante, ma è importante anche da un punto di vista economico, per la possibilità di partecipare alla Supercoppa italiana nella nuova formula con le Final Four, quindi ci sono tanti motivi per chiudere secondi, anche perché noi non vogliamo sentirci dire che abbiamo ottenuto la Champions a discapito delle, certo, qualifiche degli altri. Per non dire grazie a nessuno. Ricordiamo il tuo sito, Erika? www.foldingroma.com, e vi ringrazio. E noi ti ringraziamo sempre per la tua squisitezza, ti diamo appuntamento a questo punto alla prossima stagione. Molto volentieri. Grazie. Alla prossima.